Sorpresa. A sorpresa siamo riusciti a entrare in live, cioè abbiamo riprovato a spegnere e riaccendere il gioco e funziona, quindi Funzionando, guarda se ci sono i volumi della live, signore. allora. Aspetta che dico Adriano che siamo live. Adriano, siamo live. Una pubblicità, aspetta. Per Guardala tutta. forza, non ho modo di skipparla. Sì che ce l'hai, abbonati. Anche se si sente l'audio. Allora. Per commentare devi iscrivere, non credo che ci sia l'iscrizione obbligatoria sul canale, non l'ho mai messa. Però se ti iscrivi non fa schifo. Perché Killer è già Ah, qui? Wesker. No, Wesker come primo, no, però. Siamo bravo, ok, lo sto tenendo. Non ti riesco a leggere adesso, Mandri, aspetta un secondo che poi prendo il cellulare appena finisco di. Chi è che lo sta tenendo? David, non so come si chiama. Asterischi. Sì. Il primo l'abbiamo fatto. Non tengo più. No, no, iscrivimi su Twitch. Ah, sì, su Twitch sì. Penso di sì. Almeno l'iscrizione su Twitch è. Falla così abbiamo un follower in più su, non fare. Aspetta che mi. Marco abbassa un po' il volume, mi sento doppio. No, Wesker, stai lontano da me. Sta arrivando da dove? No, è là in fondo. Sì, sta arrivando da noi. Pezzo di merda. Volevo dire, amichevole Wesker. Vai tu a liberarlo. Sì, molto. Ma sta camperando, Ho addirittura. capito. Ok, qualcuno ha liberato. Fai il generatore, tu ci pensiamo noi. Si sono un po' preoccupato dal fatto che lui, che io sto facendo il generatore e lui è proprio qui dietro. Non ho capito, scusami, da quella parte, da quella parte mappa. Libera tu, tizia, sta com'è. Un secondo qua. Dato qualcuno già liberato. Ok. Mi hai fatto smettere di riparare per niente, vergognati. Già più con me. Visto.
ti ho visto, sicuro, adesso non tre palle. Ah, madonna, lo uccido sto qui, David. Ma puoi prenderla, non perdi la, la cassetta? Lo so. Che ce l'avevo dietro. Porca miseria, proprio dal lato in cui girava. Mi ha bloccato la strada, forse la fai. No, per un pelo. Ma dai. Sì. È proprio un camperino, eh. Ah, perché non sa giocare. Non fa la due. Vieni, vieni, campera che mi si alza la barra. Campera, campera. Stai lì, stai lì. Altra barra, La barra di liberamento. Grazie Lara. Arriva. Ops. No, ma davvero non mi aveva visto. Qualcuno mi curi. Vieni verso il generatore, siamo noi. Fianco a quella, fianco a quello. Non li vedo questi qui, vedo quei tre in fondo io. Io vedo sotto i tre destra. Vicini. Ecco lì, qua direzione lì, vai. La parola anche lui sta arrivando, aspetta. Intanto ho purificato un totem così tutto che ero lì. Occhio. Arriva. È vicino. Non t'agitare. Non ce l'ha con Lara. Sì, vieni, 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 passa dietro qua. Andiamo a fare i generatori quelli che mancano. E ne vedo due. Verso sinistra, cioè verso sinistra guardando adesso di qua, dritti così. La Steam lo vedo, sì, sì. È utile sto perk che tutti dicono che non serve a un cazzo. È proprio lì lui però. Ma è mancato, stronzo. Sei stupida proprio, però. No, una zanzara che mi rompe le balle. Ho sbagliato. Merda, sta venendo la me. Ma perché? No, vabbè.
sono dei problemi questi qua. Io ho una zanzara che mi sta rompendo più di Wesker. Eh beh, ciao David. Sì, ma è scemo. Poteva salvare tranquillamente. Ma sì, non è forte tu. Moriremo. Ma qua è tenuto bene all'inizio il tizio. Non è che... Tanto moriremo anche noi per colpa loro. Ah, morire. È sfuggito pure, guarda. Io sto provando a fare l'ultimo generatore. Vai, fai, tanto un ciacco, ciacco con noi intanto, vai. Non ho messo... No. Ma se me lo portate qui però siete anche un po' stronzi. Ecco, è lei, è quello lì. No, Jack fermo. No! No! Ti trovo male, Jack. Si fa. L'ha preso? Ah, sì. No! Che miseria, eh? Basta. Smetti di giocare col cane. Entrato lì. Basta. Jack, no. Non mi manca molto. Allora, tu vai a liberare lei, io vado a correre per aprire la porta. Sto già liberando lei, altrimenti... 3, 2, 1... Sta con me. Ok, lo sto aprendo, unità. Dove di là? Ah, che vedo, la dritta. vedo, vai, vai. Aperta. Andiamo. Ciao, killer. Ciao, Mandri. Si sente tutto lo che voi che parlate, suoni. Aspetta. Può essere che abbiamo gli audio, dimmi se va meglio così. Abbassa un po' l'audio, Marco, delle cuffie. Ce l'ho minimo. Fermate. Così è meglio. Non è che ce l'hai aperto da due parti. Prova a aprire la live a sentire l'audio, Marco. Non sento, sento normale. Forse ce l'hai aperta da due parti. Cioè hai due finestre aperte forse, perché lui lo sente normale. Marco lo sente normale. Aspetta, eh. Prova, prova. No, no, è un problema tuo, perché anche, anche nella mia live sul PC lo si sente normale. Siamo anche riusciti a fuggire bene, dai. Sì, molto contento, come è andato. Devo sempre fare 442 generatori io, ma... Sentilo. Beh, li faccio sempre io i generatori, non è possibile. Che ruolo? Ho scritto sul generatore riparato da Eno. Ora metticelo il follow però, Mandri. Sennò non posso cantare la canzone. Se metti il follow ti canto la canzoncina. Perfetto. L'hai già messo, quindi devo già cantare la canzoncina. La canzoncina è perché lui è Adriano il Mandriano. E quindi il Mandriano ha la sua casa, che è il pascolo. Finito, ciao. Lui è il Mandriano, ma non è bello come il Mandriano del gioco.
è più bello ovviamente, perché essere meno bello e mantenere nel gioco è un problema. Ora se ci mette di nuovo 26 minuti a... No. Sono di presenza, sì, potresti... Perché potresti venire a giocare anche tu, ma non lo fai perché non ti piacciono i giochi online. Intanto rimostriamo lo sponsor di questa sera. Di presenza nel senso che hai volume. Beh, anch'io ho volume, guarda. Occupo bene la sedia. Ora... Ah, ok, basta. Mi stavo lamentando inutilmente. Ah, ok. Vediamo che... C'è il costume che voglio io di Sable World. Festa. Cioè, senza le orecchiette stupide. Cioè, solo... In effetti, Mandriano, sei entrato che non sto usando neanche il mio personaggio solito, che è questo qui. Non posso metterlo adesso perché partirà. Dov'è Feng? Fenguccia? Niente, lo vedrai dopo. Ho scelto la roja adesso perché... Michela, perché l'ho comprata apposta perché è di bella presenza. Comprata con i soldi del gioco, eh. Non ho sputtanato euro per prenderla. Cosa che invece farà Marco per prendermi Ellen Ripley a fine della live. Ovvio, ovviamente. Così finalmente potrò usare come assassino lo xenomorfo e massacrare la gente allegramente, come faccio già con Michelone. Infatti, perché giochi i sopravvissuti non è... Perché faccio schifo come killer, Adri. E perché non potrei giocare in compagnia di Marco come killer, perché il killer non fa gruppo, chiaramente. Purtroppo. Ciao, anche tu qui? Essa. Non correre! Questo è... Io questa è una mappa che conosco, ma l'hai fatta, tipo, con i campi... Ma, beh, infatti, ma è il solito, è una delle due mappe che hanno rifatto, che qui l'erba non serve più a un cazzo. Ah, tua amica. No, non può essere, no, non è... Il killer è... Tu puoi vederlo chi qua. T'ha già beccato, Marco. No, vabbè. È il maialone. Lo so che c'è Michelone, ma devo giocare da solo per... Una di queste sere trasmetto come Michelone. Una di queste sere che sei in ferie trasmetto come Michelone. Questo qui invece è il killer, è noto come il porco, è quello di Saw che ti mette la maschera in testa. E hai un tot di tempo per toglierti la maschera. Allora lo vedo e là davanti che campera come un porco, che è peraltro. Quindi... No, è venuto da me! Maialone! Vai via, maialone! Sei proprio un maiale! No, ma ha messo la maschera, ma sei una puttana! Vaffanculo, te e la tua maschera di merda! Sì, me l'ha messa e come... io chiedo sempre come faccio a mettermi la maschera col cappello, ma... Vabbè. Ah! Aiuto, non si fa! Mi lascia stare, Sei un pochino scarso però, no, è che non mi sono accorto che stava venendo perché...
siccome Chucky, questo qui corre acquattato per terra, quindi non, io sono abituato a guardare sopra i bancali e sopra le cose per vedere la testa del killer se sta arrivando. E mi è arrivato acquattato là dietro e non lo aspettavo. Sennò scappavo. Ma tizio di Stranger Things, ma perché non vieni a liberare me invece di fare un bancale, un generatore brutto pronto? Lo vedi là dietro che corre acquattato, eh? Non si vede come gli altri killer. Perché gli altri killer, io ho già perso, sono già al secondo stadio. Ma non è agganciato, non è che... Lo so, infatti dicevo agli altri due. Mi farebbe molto piacere aiutarti. Dai, qua è la sedia, qua morti tutti. No? Arrivo io, mo. Tra un po' non c'è più video. Arrivo io. Sto l'altro che lo sto facendo, però vabbè. Ma manco si sta liberando della maschera. Non costa che cosa sta in testa, veramente. Hai visto? Oh, oh. Hai visto? Venita! Io sono morto. No, sto arrivando, Ele! No, sono morto, non è arrivato lui, è arrivato lui! A me è arrivato lui! Sì, ho capito, è arrivato lui con... col killer che insegue me. No, non è smesso. Devo togliere la maschera di dosso adesso. Non parte subito. Non parte subito in che senso? Il timer non sempre parte subito, se ti segue lei mi sa che non parte subito. Comunque c'è un cooldown particolare, l'hanno fatto apposta per non andare alla OP e poi tentare il senso tanto. Il problema è che non so dove sono i colli. Che sto così di lui. Sicuro prima se vuoi. No, sta arrivando. Qua ce n'è uno, guarda, qua ce n'è uno, ma affanculo. Ecco, arriva, l'ho sentito. Non mi sento per lui. Da lei, però vabbè. Non mi sento per lei. Niente, non era neanche quello giusto. Non ce la più, ti curo un attimo, no qua. Occhio, è più vicino. Ovviamente con chi ce l'ha con me. Io ho già la maschera. Vediamo questo. Qua. Vaffanculo però. Ce l'ha ancora con me. Io il secondo coso che trovo è la seconda volta che non mi toglie la maschera. No signora, no! Sì signora, sì, se la prenda con lui che io cerco di togliermi la maschera nel frattempo. Trovassi un altro cazzo di coso. E smettila di urlare. Ma sempre che urli. Ma ce n'è uno che funziona in tutta la mappa o... Oh, vaffanculo. Te e la tua maschera di merda.
Odioso Vuoi pezzo. curarmi? Prendi, Ce l'ho fatta, eh? Capito? L'hai fatta? Ottimo. Sì, al terzo tentativo sono riuscito a togliermi la maschera. Diglielo alla porca che i film di solo dopo il terzo con tutti cagare. Esatto. Stiamo facendo ognuno un coso diverso, perfetto. Se li facciamo tutti e tre non è male. La con me quindi difficilmente facciamo tutti e tre. Beh, se li facciamo tutti e due non è male. Tanto io ho già sbagliato. Sbagliato. Sta arrivando da me? L'ho vista! Smetti di ruggire, sei un maiale, i maiali non ruggiscono. Qua stava grugnendo, non è più efficace, vero? Sì. Cazzo, segui qualcun'altra! Se mi rimetti la maschera, giuro che ti tiro in culo. Il killer ha alcuni poteri, sì. Più che altro il killer vede tutti i generatori, quindi... sa dove sono i generatori, vai, se riesce a fare il giro li becchi, becca. Io sono morto. Sì, la seconda volta, la prima volta che mi ha attaccato avevo già perso i due stadi. Poche parole, Mantris, se ti attacca due volte o se arrivi allo stadio 2, che è quella in cui devi schivare le zampe dell'entità, ti attacca la terza volta e sei morto. Mi ha attaccato due volte sole, ma la prima volta non mi hanno liberato in tempo, quindi io sono già passato al secondo stadio. Ma non voglio guardare quello di Stranger Things che non mi ha liberato prima. Muoio anche lui per poco, quindi... Già. Perfetto. Comunque il killer sì, può avere potere in cui ci percepisce quando facciamo determinate azioni. Ci sono... Come per i sopravvissuti puoi usare i poteri cioè le abilità di tutti i sopravvissuti che hai sbloccato o quelle che sblocchi nella tela nel livello che stai facendo. Anche il killer fa la stessa cosa, quindi può avere un sacco di poteri. Sono tipo 3 abilità per 60 killer, quindi sono tipo 180 abilità diverse nel gioco. E quindi si può combinarle, ne ha 4 combinate come vuole lui. Quindi potrebbe vederci quando sbagliamo un test d'abilità nel generatore, potrebbe... com'era quell'altro che vedeva... può vedere quando... Cioè, alcuni hanno il potere, cioè c'è un'abilità che ti fa vedere i sopravvissuti quando si curano. Poi Marco? Ah, c'è di tutto, nel senso, per quanto riguarda i sopravvissuti c'è di tutto, quando colpisci un... sopravvissuto lo fai cadere a terra, quelli intorno urlano, oppure quando si chiudono i cancelli vedi le laurea dei giocatori, quando inizi partita ti possono delle laurea dei giocatori per 8 secondi, ce ne sono tante. Poi ognuno deve fare una strategia, di solito uno mette uno per vedere i sopravvissuti, poi inizio, la fine, in mezzo, uno o due per bloccare i generatori o per fare tornare indietro, e una quarta abilità di utility per il killer, forse un po' dipende dal building. Allora, mi sta cercando, sta qui, sicuro. Sì, conta che il board game di Last Friday è stato fatto dopo Dead by Daylight e hanno preso spunto da questo. Questo è il primo asimmetrico vero che è uscito.
E infatti hai killer originali come Frank Stone, che tu hai giocato adesso l'horror. Frank Stone, c'è il corretto che ti indica che sei fermo non troppo tempo, ma... Ah, infatti devo salvare lui adesso. E... ci sono più killer originali, il mandriano originale qua, la cacciatrice originale qua, poi... c'è il robot... Gli ultimi... c'è singolarità, sì. Singolarità, poi sì. C'è l'ignoto. Ma legione originale? Legione originale, sì, sì. E anche il coreano originale, vero? Nel senso che è un... Vabbè. Il coreano è sì, è l'onda d'oro. Le bambole sfranchinano hanno 12, sì, non so se sono solo quei 12, quelli originali. Conta che però è il Frank Stone viene contato due volte, perché te lo dà come cacciatore e come campione. Cacciatore all'inizio, qui c'è solo come cacciatore Frank Stone. Beh, se ci usciamo facciamo un'altra. Sì. Dicevo, qua te lo faccio vedere adesso, tanto posso vederlo nei sopravvissuti anche se sono qua nello shop. Qua... qui è solo come cacciatore Frank Stone, questo qua, e si vede adesso. E la cacciatrice originale, lo spettro originale, mi sembra, giusto? Sì. Il mandriano, eccoti, è originale. Esatto. L'infermiera originale. L'ombra no. La strega originale, mi sembra. Il maiale no, Freddy l'incubo no, il cannibale no perché è Leatherface, il esatto, dottore originale, dottore, sì. Il clown originale, lo spirito originale, la legione non mi ricordo, la legione sì, hai detto, sì, la malattia sì, l'araldo di morte sì, no, sì. Vero? L'araldo di morte sì, sì, è sempre roba loro. Loni anche? Sì. Demogorgone no, Ghostface no, Pyramidhead no. La piaga non mi ricordo, penso di sì. I gemelli sì, sono sicuro. L'ingannatore sì. Nemesis sì. No. Il cenobita no, Hellraiser. L'artista cos'era? Sempre loro. Loro, che okay, questa no, è Samara. Quella draga è originale, mi sembra. Mastermind sì. No, è l'amico Wesker. Il cavaliere è originale loro. Sì. Il mercante dei teschi è originale. Sì. Ah, è l'ignoto è originale, il Leech non è originale perché è Vecna, singolarità è originale, Alien no e Chucky no. Ma i sopravvissuti possono menare il killer o devono solo scappare e fare obiettivi? I sopravvissuti non possono menare il killer ma lo possono stunnare, ovvero lo possiamo accecare con la torcia, perché io adesso non ho, io prima ho messo solo la... Io in questo momento sto equipaggiando la cassetta degli attrezzi che mi aiuta a riparare più velocemente. Ma c'è anche la torcia che lo acceca, il kit medico che aiuta a curare, poi c'è una chiave. E cos'è che c'è di altro che non ho qua io? Non mi ricordo. Però l'unica cosa che puoi farlo è stunnarlo con la... cioè accecarlo con la torcia. Poi c'è per esempio anche... E poi puoi tirargli il bancale addosso, quando, quindi lo blocchi per un attimo. Però non puoi menarlo fisicamente. Puoi tirare anche i petardi. Puoi tirargli i petardi, sì, c'era anche qualcos'altro a un certo punto. C'è un personaggio che può fare qualcos'altro, non mi ricordo cosa. Tu puoi lanciargli qualcos'altro. Esatto. Però non puoi ucciderlo, sostanzialmente. Cioè lui rimane sempre più forte. Cioè lui ti può uccidere, tu no. Esatto. Però ci sono un sacco di competenze, tipo una competenza di questa qui rossa che ho io, che io non metto perché non mi piace. Senza niente in mano può fare preveggenza. E vedi tutti gli uncini, tutti i generatori, tutti i sopravvissuti e tutte le casse.
come personaggio dovrebbero mettere Skidrow, no? Dovrebbero mettere come killer, perché lui è uno che uccide il mondo dei videogiochi, Mandriano. Però ne aggiungono un sacco di chi c'è, nel senso, mi sembra che siano almeno... tutti gli anni almeno due li hanno aggiunti. Ne aggiungono uno, due di licenza, due senza uno l'anno. Uno nei tre quattro. Mesi. Uno nei tre quattro mesi. Sì, però un anno mi pare che non abbiano messi quattro, ma solo tre o due. Non mi ricordo quale può anno. Può succedere che hanno avuto problemi, magari, ma il Covid magari poi c'è stato questa cosa. E poi hanno avuto problemi di licenze con un po' di cose, tipo per un po' di tempo Stranger Things non si poteva più comprare. No. È 8 anni che escono cose e conta che ha, se, cioè, ha più di 100.000 giocatori contemporanei anche adesso. E comunque è uscito l'ultimo DLC che è uscito è Castlevania fine agosto. Che noi abbiamo comprato, ovviamente. Cioè, ha comprato Marco. No, Castlevania l'hai preso tu e io ho preso D&D. Boh, vabbè, sì. Sì, l'abbiamo preso, sì, sostanzialmente. Ma lo supportano perché è l'unico, cioè, hanno provato a farli contro tutti i tipi di giochi possibili. Texas Chainsaw Massacre, quello dei Killer Clown from the Space, venerdì 13 gli hanno fatto quello di Ash vs Evil Dead, ma non ce n'è uno che è sopravvissuto. Perché questo è fatto meglio, cioè c'è poco da dire. Cioè, noi riproviamo tutti gli asimmetrici perché ci piacciono, quindi io e Marco li abbiamo provati tutti questi giochi qua. Io ho anche recensito Texas Chainsaw, che non era brutto, perché avevi killer a squadra come killer clown, ma non sopravvivono. Castlevania super, è solo Super Castlevania 4, sì, ma qui c'è... Qui puoi fare sia killer che sopravvissuto, ci sta. È uno dei brand più famosi, è giusto che faccia collaborazioni con brand famosi. Poi sono usciti anche solo sopravvissuti, tipo Alan Wake e Lara Croft, sono usciti come sopravvissuti e basta. E che altri? E poi anche solo killer, tipo Ghostface, no, Ghostface c'è anche il sopravvissuto. Non mi ricordo, Marco? Non mi ricordo, sì. Freddy Krueger ha il sopravvissuto. Qual era quello che non aveva sopravvissuto? Ce n'è un paio che non hanno i sopravvissuti. Chucky non ce l'ha. Non si chiama Chucky, si chiama il tipo bello. È il tipo bello, sì. Ecco, è Chucky, guarda, solo lui, guardalo. È Chucky? Sì. Che palle, non lo vedo mai arrivare, che è piccolo come il... è quello che conta lui. Ecco, mi vedrei morire malissimo perché c'ha il sopravvissuto, quindi c'è il killer e quindi non lo vedo. Poi c'è l'erba qui, l'erba che è alta come lui, quindi io non posso nascondermi, sì, ma lui sì. Ecco, questo è uno dei perk che dicevamo prima, che quando attacca un sopravvissuto ci fa urlare come delle merde. E lui vede dove sono quelli che urlano, probabilmente. Invece questo generatore aveva meno barra perché l'altra sopravvissuta aveva il perk che fa diminuire la barra del 5%. Ma questa è la mappa originale di Chucky? No. No, è quella... No, c'è il vetro morto. No? Eccolo, guardalo là che sta calciando la roba. Chi va a salvarlo? Ah boh, qualcuno venga. Ah, non sapevo fossi tu. Ci provo. Già, porca miseria, ditemelo, no? Che ne so, io non muoio adesso, ma a sinistra. Yeah.
Bancale, qualche bancale, guarda. Ci sta arrivando lui. Ah, niente, è arrivato un po' tardi. Allora. Ciao Chucky! Gli sto facendo la esca, non preoccuparti. Sopravviverai. Ti non capita sempre che ti collaborino. Cioè noi due collaboriamo perché ci sentiamo, ma. Ma molti si fanno i cazzi loro, molti. Scappa! Che c'è quel piccolo bastardo di sotto. Ho detto scappa! Sì, però se scappi da una parte e non me lo riporti continuamente qui, se vabbè. Tipo adesso, se fosse scappato da un'altra parte non sarei rimasto più 20 minuti attaccato. Smettila! È sadico questo Chucky. L'ha preso. Ma tirami giù però, non palparmi solo il culo. Ecco, c'ha pure la Mitch presente, ma si butta giù con un colpo. No, me già mi ha buttato giù con un colpo prima. Cioè, chi vai a giocare con qualcun altro? Pezzo di merda. Non provo a liberarmi, perché se provi a liberarti acceleri il fatto di arrivare alla fase 2, Mandrip. E non mi conviene. E le possibilità sono... La percentuale è 4%. Il 4%, sì. No, bisogna il 5%, sì. Per me questo è molto bello. C'è una barra sotto che se il killer che l'hanno messa quando aveva fatto la grafica qualche anno fa, due anni fa. E... ecco, lo sapevo. La grafica l'ha fatta quest'anno, No, due anni fa. D&D è del 2023, Marco. Ma D&D non c'entra con la grafica. Ma l'ha rifatta prima di D&D la grafica. Che l'anno scorso, allora. No, due anni fa. Secondo me sono due anni. Venga signori, non ti curo qui davanti, testa di cazzo. Pure. Madonna. Tutti i pezzi per non accettare. Non che ne abbia bisogno, Curami, più in fretta! Adesso sono morto. Mi spiace. Tanto muoio tra poco anch'io, non preoccuparti. Ti raggiungo a breve. Perché non credo che riusciremo a fare l'ultimo generatore. Perché c'è Ciccio Piccio attaccata. Sì, porca puttana Eva, però. Ho detto faccio il generatore e lui va a salvarla, ma lui è morto. Smettila di seguirmi! Gotcha, you dumb shit! Ti odio, Chucky. Ti odio. Sei una piccola bambola di merda. E ne
salvarmi, stronza! Che dire? Ma non mi viene a salvare, sto cercando la borsa, cerca la botola, figurati. Guardala là che si nasconde dietro le cose. Non è tieni duro, è che tanto se... Perché quando si è alla fine, quando rimani in tutto, soprattutto per fare una botola, si sente il sonoro, se sei vicino. Se trovi la botola prima che la chiuda il killer, ti butti dentro e sei salvo. Quindi non devi aprire il cancello, eccetera. Quindi la maggior parte delle volte è successo. Se io e Marco siamo insieme cerchiamo di salvarci, ma se c'è uno che non ti conosce non ti viene a salvare. Ti lascia morire come uno stronzo. Mandi la foto di chi c'era allo stadio a Biella, a vedere la Juve, a vedere l'unica giocatrice di calcio femminile che... figurati se non veniva a vedere anche lui il culo della sua ragazza. L'hai detto Marco? Non ha giocato? Perché sei andato a vederla se non ha giocato lei? Se lei non ha giocato non valeva la pena andare a vedere la partita. Cioè. Poi io sono interista, quindi la Juve non andrei a vederla. Ah, ok, allora se c'erano valide sostitute in campo va bene. C'è una zanzara. Ah, il personaggio culto di solito è questo, aspetta. Però quella che userò appena ho il costumino recente sarà questa qua. Eccoci. Stavo dicendo a Mandriano che di solito io uso Feng Min e l'ho fatto vedere Feng Min. Invece tipo uno degli altri sopravvissuti che non ha il kill, Ashley, non, cioè quello di Ashley vs Evil Dead, non ha killer. No, okay. Tipo cioè Ashley non ha il killer. Anche Alan Wake non ha il killer. Questo è Trevor Belmont di... ecco ad esempio lui c'ha le personalizzazioni particolari con cui puoi farlo diventare... Ah, non c'è d'acqua quelle... No, mi tocca usare lui. No, non ho niente addosso. Non ho niente addosso. Oh no. Non avrò l'offerta, ma almeno il personaggio, dai. Per fortuna sono... E almeno metto... Tanto devo fuggire una volta per fare la sfida. Tu che sfide hai messo, Marco? Come? Che sfide hai messo, Marco? Appunto, dovrei aggiornarle, mi sono dimenticato. L'ho messo. Bravo. Allora. Ah, eccolo, guarda, parlavamo di Ashley, di Ash vs Evil Dead, eccetera, è questo, lui l'ha anche prestigiato un bel po' perché è sanguinante, quindi. Invece Marco sta usando da un paio di giorni
Leon, non so perché. Prima usava il bardo di D&D, ma poi gli uscivano troppi uno e ha smesso. Invece è bello quel costume di McTomas, è talmente bianco che anche i killer della mappa di fianco la vedono. Bravo, segui ancora questa e poi muori un po'. Sì, tanto noi facciamo questa e penso che staccheremo. Che devo andare a pulire i disastri dei gatti prima che arrivi Elisa. Che semmai guarderà il VOD. Tanto lo sa che faccio così, quindi. E poi devo finire le Plucky Squire perché almeno domani scrivo. Domani pubblico Edge che ho già scritto. E finisco di scrivere Franchino e poi pubblico anche Plucky Squire. Allora, già la mappa mi sta sul cazzo perché è piccolissima. Bellissimo, no, però Eh sì, è la killer dei corvi, credo. dietro Jack urla. No, ho sentito i corvi. Però non ne sono sicuro. Però sento i So. corvi, o è un nuovo killer con le anatre, oppure, cioè, questo. No, non è corvo. Chi è? Mi sembra. Oh. Ah, ecco, appunto, va bene. È Mister Motosega? Che Sì. Non quello che va palle io ho. dritto, ma quello che va di lato. Ah, quello che va di lato, ok. Motosega di lato. Basterebbe mettere un po' nel forno i corvi, intendi? No, sì, non è. Purtroppo non è. Ah, ha preso Marco per primo. Bravo Marco. Sì, ma prendere a te, tranquillo. Ma perché devi portarmi sfiga? Proprio la me è venuto. Sì, però è mongoplettico, non mi ha visto. Ma è Leatherface. Non è quello che va dritto, quello che va un po' storto la motosega, è del face. Potevi dire Leatherface invece di dirmi che andava un po' storto, cioè. Tu sì che hai una conoscenza spasmodica dei film horror. Ma curati da solo, dove sei? Lunghe azzurre. Dimmi te se devo curarti, non so, cioè, devo rovinare la manicure per curarti. No, i miei gatti non si mettono nel Madonna. forno, eh. Va che sei biellese, non vicentino. Mi ero girato a leggere il commento, Marco. Ho rotato. Vabbè, Tanto sono occupato mica ti ho con... fatto male nella realtà, cioè. Tu che ne sai, un cuoricino è ferito. Sono contento per te. Ma ha preso in bocca! Vedi, ecco. L'ho scoperto, sono tutti qua. Se non è per primo, io riesco a Che palle! Sì, ma venite a salvarmi invece di grattarvi il culo! Ma non capisco che ti convenga a provare. Ma perché? Questa zanzara tra un po' la mangio se torna qui davanti. Sì, non alza le mani, non arriva domani! Ma
Porca. Ma cosa fai? Cosa curi lei? Vieni a liberare noi, testa di... Una parola. Ma dove vai? Ma sono del mestiere questi? Beh, non è che sono morti, non loro. Sì, ma stanno facendo cagate su cagate. Secondo stadio in un gioco solo. Ah, sono morto, quindi tranquillo. Mi guarda molto sparita proprio fatta benissimo. Sì, ma lì di fianco non viene a salvarmi, cioè boh. Io li segnalo. Ma cazzo, ma sei lì? Ma mi vedi che sono qui dietro, brutta cretina? Oh, vabbè, muoio. Grazie, eh. Ah no, ma non venire a salvarmi, vai a farti un giro. È giusto. Non, guarda che non viene. Ah, io scrivo un messaggio. Ma guarda cazzo, ma è corso di dietro per niente. Boh, ma io non ho parole. E tanto vuole salvare. Ho capito, non mi vuole salvare, ma il senso del gioco sarebbe che dovrebbe salvare. Evidentemente non ti conviene, tra virgolette. Andri, se vai a giocare ti saluto, io intanto vado un secondo in bagno, poi continuiamo. Arrivo subito, Marco. Se invece torno e ci sei ancora... Bene, io arrivo subito. Va bene, ciao. Rieccomi. Rieccolo. Mandriano è andato? Au revoir, sì. Au revoir, Mandriano, sì. Au revoir. Ah, sì. Facciamo l'ultima, dai. Va bene. Come preferisci tu. È stato così veloce questo. Anche questa non va. Sì, beh, giocatori veramente un po' di merda, eh. Sì, no, io capisco che magari uno sbaglia comunque a vincere, però non è. Non funziona se non si fa così. Ma voglia vincere, ma è nel loro interesse se. Cioè. Compensare, compensare.
magari sono, siamo di peso, capito? Siamo di peso in che senso? E siamo morti 30.000 volte subito. Bueno, io sono morto subito più volte. Mi era la prima volta che mi ha attaccato, però. Sì, però magari. Ma guarda che non ci, guarda che non stavano venendo neanche a liberarti la prima volta, però loro, eh. No, 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 io. No. La gente. Selfish. Io aiuto tutti quando posso. Ah, quello anch'io, sti cazzi. Cioè, nel senso, ovviamente nel lì. Cioè, bisogna un attimo vedere che. Non dice che vita proprio brutto brutto, ecco. È chiaro che se cioè come l'altra volta, come l'altra sera che stavo uscendo e tu mi fai, tu esci così e lasci quello là in fondo. Sì, se devo sono già morto due volte, se devo rischiare di uscire, di morire per. Esatto. Per. Cioè con la porta aperta, no. Col cancello aperto non rischio di morire per un altro. Ma. Cioè, se sei tu un conto, se sei tu ci provo. Cioè, poi dipende anche lì del. Se, da com'è il killer, se è un killer camperone che so che mi sciotte in un colpo, cioè che mi butta per terra in un colpo solo e è inutile rischiare di morire. Metti pronto che manchi solo tu e il killer. Sì, scusa, sto guardando una roba. Mi perdoni. Mancate solo tu, il killer e la mamma del killer. No, il killer non manca più. No. Vediamo contro che killer dobbiamo affrontarci l'ultima volta. Credo di non aver messo io la ricompensa, l'abbia messa il killer. Penso l'abbia messa il killer. No, non ci dice che killer, non ci dà il suggerimento sul killer sotto. No. Stavolta. Però ci dà molta speranza. Tanto è l'ultima partita, sarà Wesker o qualcuno che o Legione. Qualche stronzetta. O la stronza caccia piaghe. Ma questa mappa è quella di Rekki? No. Eh sì. Ah sì. Mi trovo sto terra, mi trovo. Bravo questo qui. Che senso? Che quello che era qui di fianco lo so io che stava riparando a 150 metri perché era già. Ok. No dai, per lei. Per lei chi? Hai visto? Yeah. No, non l'ho visto. Ho visto chi è. No. No, non ti mette la cosa? Che ridere. No, non me l'ha messa. Ha avuto pietà di me. Sì. Bene, anche questa partita finirà veramente molto velocemente. Sono già appeso, non abbiamo ancora riparato il giocatore. Curami, curami! In fretta! Però sei un pezzo di. Niente, mi ha già preso due volte. Perché. E mi ha anche messo la maschera. L'utilità per mettermi la maschera sono attacchi la seconda volta, scusami, C'è neanche di salve. Così portale. Ha tirato giù? No, adesso mi tocca giù. Partito due timer. Vabbè, però vaffanculo. È accanimento terapeutico questo. Sono due contente, tutto troppo. È
Hai una mira di merda. Non tanto. Adesso no però. Ho capito, la terza volta, cioè quante volte devo schivarla, scusa. Vuoi mettermi un'altra maschera? No, perché mettimene due, no? E niente. Non ho capito questa cosa, se... Cioè, ma proprio camperato che mi liberassero per seguirmi e ammazzarmi definitivamente. Sì, posso capire. Ha anche sprecato la maschera, perché cazzo metti la maschera uno che... Non posso capire nel momento in cui decidi, cioè ci sta, sono il killer che è necessario che facciamo così, ne ammazzino uno subito, tipo io quando c'ho il singolare ti quello lì la faccio per forza, cioè il mio killer non ce la fa. Ma lei non per forza, cioè anzi, lei gode il fatto che ti mette a maschera gli altri, mette pressione per sempre a maschera gli altri, non capisco, perfetto. Sto facendo quello, scusami. Sappiamo tutti, allora che devo fare? Vado a prendere con me. Ah, c'è il muro, incredibile. Grazie che fa il muro. Bene. Verrei a salvare volentieri. Ho un po' di difficoltà a farlo. Vero. Ma sta arrivando il vecchio Bill. Vabbè. Cazzo, il vecchio Pit. Del campo, dai, tanto sarà lì da verso qualcuno di noi. No, va bene, credo che non essere mai riuscito a fare la primo colpo sta cosa io. Prima prima sta per un colpo. Io non credo ne sia mai riuscito. Sempre al secondo o al terzo, una volta al quarto. Che sono 4, 5 i cosi, una volta li ho dovuti fare tutti. E sono morto subito dopo aver essermi tolto la maschera. Ah, ecco. Se sa che devi curarti le maschere e ti senti paralizzato. È che ci voglia tanto arrivarci. Vediamo un po' dov'è l'altro. Riesce. Che sopra o sotto? Viene, non so se è sopra. L'altro è morto sopra. Sopra. E uno sta dietro. La maschera, immagino. Vedere? No. Sì, gli ha messo la maschera. A Sigma Soul e invece Billino è. Diverso. Ma Billino stava facendo un generatore e adesso è andato avanti. Si è mosso non so per far cosa. Non lo salvo, ma devo prima prendere la maschera, poi inizierò a salvarlo. Guarda come ora... Oh. Sta seguendo Bill, quindi... Tito, non portare l'acqua a porta. Non credo che sappia dove sei. Ah no, lo so, però... Era per dire. Mi sembra preso. Madonna, Bill, però ci partiamo una trappa. Peggio di me. Ah, non vuole ucciderla. Ucciderla perché. Niente. C'è un modo. C'è un pet.
a lei, non perché c'è una donna che si può attivare e vede quando noi proviamo A a liberarvi, sì. no, liberarci dalla maschera. La maschera, sì, lo so. Ah, e prima mentre esplicavamo i varie cose che possono vedere, c'è quel perk di merda che può vedere dentro gli armadietti che io odio. Se qua smettessero solo un secondo di morire, magari sarebbe carino. Allora. Dai, comunque, se vede uno vuoi uccidere la sua a tutti i costi, uno, cioè, non c'è modo di... Ma lei non frega niente di me, lei pensa solo a uccidere. Giusto, Però... Che sia E poi ce l'ha giusto. con l'altro. Sembra che se tu non... Mi sa che non si... non so se l'hanno tolto almeno, non puoi uscire con la maschera in testa. Dalla No, mi testa sembra di di no, aprire, mi ti sembra. esplode, mi sa. Mi pare che almeno ai tempi, cioè, non, dopo ti bloccava, ti uscivano i tentacoli, le zampe da ragno Ah, ok. Proprio in live, proprio con Paolo e Elisa, credo, Ok. con qualcun altro. E loro sono usciti e me sono comparsi i tentacoli di merda. Bill è ferito ed è inseguito. Ma Bill è fianco a me, allora sono io che vado a me. Non sono io che ti mando me. Sì, ho cambiato visuale. Ma vedo la cazzo di Bill, più o meno. Vuoi morire Bill, dai, su. È coriaceo. Ah, c'è veramente vicino a me. Non più. Tu muori Bill, sì. Tanto non lo prende. Ah, invece no. Non lo prende. Sì, che lo prende. Eh no, vuole fare affronto. L'ha preso. Ah, stavo. No, Solo che cerca della Bill si botola, rivincola talmente tanto che. eh. Sa che la botola per forza sotto a questo punto, perché per forza sotto perché non può essere sul piano elevato, cioè deve essere piano terra, cioè della mappa. Che cavolate. Direi che hai ragione. Ti direi che Aspetta hai Rossi, sì. ragione. Ma non lo so io, cioè non sono sicuro che sia così. Sì, però. Vabbè. Ah, io so che c'è un altro modo per uscire, senza aprire le cose. Cioè? Mi hanno detto che se tu trovi una cassa, e trovi una chiave, di solito può capitare quando si è così, c'è una chiave, come si apre la botola nonostante sia chiusa. Sì, ma io non tenterei la chiave. Non te rendi, ma tanto sono morto, così che tento mettere a partire sopra. Magari te lo apre lei. Mi sembra molto molto cattivo, anche perché siamo stati a fare tutte quelle mosse lì. Già tanto che quando sono morto io non abbia fatto la stronza. E si è messa a diventare amica Allora, come vostra. va avanti e indietro per aprire questa cosa sta aprendo o meno, guarda. È il mio momento, dico, tanto indietro, a logica, mo. Sì, non penso che tu ce la possa fare, ma speriamo di sì. No, credo. Sta tornando, vedo.
Vai, corri! 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 Pronta! Pronta! Ti sta bene. Per una volta sono contento che sei sopravvissuto. Eh sì, ma perché sta qui non mi ha fatto giocare, cioè mi ha preso di mira subito e mi ha messo... Era molto simpatica. Va bene, allora, cari amici e care amiche di Serial Gamer, noi stacchiamo perché io devo andare a liberare il pavimento dai danni dei gatti che spargono sabbiette, rovesciano cose, eccetera. Quindi buonanotte a tutti e a tutte e ci vediamo domani sicuramente, non so dirvi ancora che ora perché dipende, potrebbe essere che io trasmetta... Dead Rising Deluxe Remastered che esce domani, non so ancora se mi arriva, probabilmente sì, e quindi può essere che lo trasmetta dalle 18 alle 20 e poi Pilo trasmetterà Deathbound, un suo slide uscito un mese fa, e potrebbe essere che trasmettiamo qualcos'altro, non so, potrebbe arrivare qualcosa a sorpresa in più, e quindi sicuramente domani ci vediamo probabilmente verso mezzanotte e mezza o le 11:30 quando arriva, cioè, dipende da che ora arriva Marco di nuovo su Dead by Daylight, ma sicuramente trasmetterò o alle 8 o alle 10 qualcos'altro, vi aggiornerò domani, quindi buonanotte e, o buongiorno se state guardando la live nel VOD su YouTube e ciao. Ciao.